No, raga, che sbatta sta ricerca, vi prego. Su che argomento Un argomento di merda. No, sei impazzita. C'è in giro la prof. Comunque, è sulle comunicazioni. Beh, avete qualche idea? Beh, che ne dite dei Corrieri Romani? Sì, carino, però non è forse meglio quello dei piccioni viaggiatori? Ma ti prego no! I segnali di fumo piuttosto. Quelli hanno un botto. E se invece portassimo il telegrafo? Puoi portare quello che vuoi, tanto quella là la sufficienza non ce la dà comunque. Dai, non essere così negativa. Ale, che ore sono? Fai vedere anche a me. E perché hai la foto di Gennaro come sfondo? Ma è È Alessandro Alessandro Borghese! Borghese! Beh, anche se... In effetti... Ci assomiglia. Oh, guardatelo, è vivo. Ma se fingessimo di essere nel suo programma? E che programma? Ma certo che non sei proprio un No, ca... no, 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 no. Per favore, Quattro smetti. ristoranti. In pratica è un programma in cui quattro ristoratori si sfidano in base a quattro categorie: location, servizio, menù e conto. Potremmo applicare il nostro progetto sulla struttura del programma. E tu? Beh, è semplice. Io sarò Alessandro Borghese. Michela! Tu farai i segnali di fumo. Sonia! Tu farai il corridore romano. Daphne! Tu farai il telegrafo. Alessandro! 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 Io il piccione non lo faccio. Albero, albero, alberelluccio, albero, mi dai la legna per favore? Ma cosa stai facendo? Secondo te come lo ricreo un segnale di fumo? Beh, a dire la verità, non penso proprio tu possa accendere un palò a scuola. Allora vi perderete tutto lo spettacolo. Caspita, che perdita! Michela, adesso è il tuo turno. Esponici il tuo metodo. Ottimo. Allora, i segnali di fumo erano un metodo di comunicazione utilizzato principalmente dagli indiani d'America. E consisteva nell'accendere un falò, al quale venivano aggiunti progressivamente erba e rami verdi. E poi questo falò veniva scoperto a intervalli variabili per far sì che si creassero dei messaggi con il fumo che venivano decifrati soltanto alla luce del sole a distanza. Ma secondo te è un buon metodo? Sì, lo è. Beh, E perché? perché è una figata immonda, raga. Michela, c'è da dire che il tuo contagioso entusiasmo aiuta tutti noi. Bravo, Grazie. mi piace. Poi là. Michela, avrei bisogno di una delle tue grandi invenzioni in questo momento. Del tipo? Come faccio ad assomigliare a un piccione? Mi inquieti quando fai quella faccia. Penso di avere proprio ciò di cui tu hai bisogno. Adesso ho proprio paura. Cerca di essere il più convincente possibile. True, 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 true. Ottimo utilizzo delle più. Mi piace. Sono giunto fin qui volando per parlarvi del maestoso uccello grigio, il piccione viaggiatore. Devo dire che ti ci sei proprio impegnato. Silenzio, miscredente!
Cosa crede lei, signor Morse, inventore del telegrafo? Di avere contro i piccioni viaggiatori che si sono affaticati e sono morti per portare i messaggi alla, della vostra specie. E sanno, sono loro a trovare la strada di casa, anche da lunghe distanze, non lei, signor Morse. Ok, va bene. Perché? Perché lo dico io. True. True. Ma è qui che ci dovevano trovare? In teoria. Ma sono già 10 minuti che aspettiamo. Ragazzi, ci sono. Sentivamo proprio un sacco la tua mancanza, eh? Allora, Sonia, ora tocca a te. Esponici il tuo metodo. Beh, io sono un corriere. I corrieri erano tipici di alcuni popoli, quali ad esempio gli antichi romani. Ed erano delle persone che portavano diversi messaggi, scritti su tavolette di cera. Sì, beh, tutto qui. Erano organizzati in diverse reti che garantivano la velocità di arrivo dei messaggi. Beh, almeno non inquinavano. Sì, però... Secondo te è un buon metodo questo? Ovviamente. Va bene, Sonia. Mi hai convinto. Però una domanda da parte di tutti noi. Ma questo metodo è a chilometro zero? Dunque... Drin! Scusate, è il mio, devo proprio rispondere. Ah, prego. Dimmi. Ok, ho capito, è un'emergenza. Ok, arrivo subito. Scusate, devo proprio scappare. Ammirate! Io, Samuel Morse, vi mostrerò oggi una tecnologia di questo tempo. Il telegrafo. Il telegrafo è un'invenzione che è stata possibile grazie alla scoperta dell'elettricità e soprattutto della pila di Alessandro Volta. Ah, giusto! Perché nel 1793 vi era il telegrafo ottico dei fratelli Chow, una sorta di torre dotata di braccio rotante che assumeva varie configurazioni, lettere, numeri, ordini, che potevano essere osservate anche a chilometri di distanza da una persona dotata di cannocchiale. Esattamente, infatti un telegrafo molto semplice è formato da un generatore, un interruttore, un filo elettrico e un elemento segnalatore come una lampadina. Ma qualcuno ricorda il telegrafo di Schilling del 1835? Ah, sì, mi pare che sia stato Schilling, la prima persona ad aver proposto un primo progetto per un telegrafo elettrico. Mi pare che consistesse di una tastiera che fungesse da trasmettitore collegata al dispositivo tramite fili elettrici, ma non sono completamente sicuro. Fammi controllare sul libro di fisica. Il ricevitore era formato da 6 galvanometri ad ago, ciascuno dei quali è un dispositivo che traduce una corrente elettrica in un momento magnetico, ossia la forza esercitata dal magnete su una corrente elettrica e la torsione prodotta dal campo magnetico quando interagisce con esso. Ogni ago era inserito in un subcircuito e tutti erano collegati tra di loro. In base alla deviazione di questi aghi stessi, che poteva essere o a destra o a sinistra, si poteva decodificare la lettera trasmessa. Ebbene, il telegrafo è sicuramente una delle più famose invenzioni di Morse, modestamente, il quale riuscì anche a inventare un codice, che prende il suo nome, con il quale si riuscirono a mandare dei messaggi chiamati telegrammi. Il codice sostituisce ogni lettera dell'alfabeto con punti e linee, che poi successivamente vengono trasmessi attraverso degli impulsi elettrici. La comunicazione avviene grazie a 2 apparecchi, uno per la trasmissione e uno per la ricezione. L'unità trasmittente... Sì, l'unità trasmittente, beh, quella la so pure io. Allora, l'unità trasmittente è alimentata da corrente continua e è formata da un manipolatore che è un dispositivo elettromeccanico in grado di aprire o chiudere un circuito elettrico. Tramite un pulsante presente sull'unità trasmittente, per l'appunto, in base a se questo pulsante viene premuto o no, appunto questo circuito elettrico si apre o si chiude. Se lo premi, si chiude. Che genio, eh? E chiudendosi, appunto,
genera un segnale che viene mandato, trasmesso lungo il cavo. E poi cosa fanno questi bellissimi impulsi elettrici? Questi bellissimi impulsi elettrici arrivano finalmente all'apparecchio ricevente, figata immonda. E da qua cosa succede? Su questo apparecchio ricevente è presente un'elettrocalamita che attrae a sé una leva metallica ogni volta vi sia il passaggio di corrente elettrica. Che genio, raga, la sedia apparecchio, bella. Inoltre, c'è da dire che la leva ha un punzone scrivente sulla sua sommità e ogni volta che la leva va verso l'elettrocalamita, esso si avvicina e scrive una sequenza di punti o linee sopra a un rotolo di carta. Questo avanza solo grazie a un impulso elettrico e a un ingranaggio meccanico. Ottimo, vedo che tutti siamo ben informati riguardo questo argomento. Amici, è giunta l'ora di votare. Fermare la classifica provvisoria. Cari compagni, è giunto il momento di scoprire la classifica provvisoria. Sonia, scopri il tuo voto. Ho preso 66. Un brutto punteggio, ma neanche così male. Ale. 65. Insomma, direi che non è proprio il massimo. Daphne. 74. Non male, un punteggio molto alto. Mentre tu, Michela? 69, bomba, raga. Direi che questo voto ti si addice proprio. Grazie. Bene, ragazzi, quindi se i miei calcoli non sono errati, la classifica provvisoria è composta dal quarto posto di Alessandro, terzo posto di Sonia, secondo posto da Michela e primo posto da Daphne col suo telegrafo. Bene, qui c'è il nome del vincitore. Sta a voi vederlo. Un saluto da Alessandro Borghese. Beh, allora lo leggo io. Vai, vai. Nessun senso. Il mio punto linea, punto 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 linea. Mi hai detto di andarmene via. Sei un villano, un villano. Vabbè, un po' è una vittoria anche mia. Cin cin.